Il primo re di Matteo Dovre è tutto quello che di solito rimproveriamo al cinema italiano di non essere e di non fare. È una produzione imponente con un'ottima regia che guarda senza superficialità all'essere spettacolare, a puntare sull'azione, anche una certa brutalità, eppure è anche un film che ha qualcosa di profondo sotto, ha qualcosa da dire, ha un'idea fortissima che ha un respiro internazionale, viva Dio, però è un'idea che non scimmiotta un certo modo di approcciare sia l'epica sia l'azione, per dire nel cinema statunitense. È un qualcosa che guarda l'italianità e non solo perché si parla della costruzione dell'impero dell'antica Roma. La cosa migliore del film, ed è un aspetto sorprendente e che inorgoglisce, è che veramente il lato migliore di questa pellicola, che ha tanti pregi, è la sceneggiatura, la scrittura, quello che ci sta dentro, cosa ha da dire e di che cosa parla il primo re. Il primo re è la storia della fondazione di Roma. E siccome la storia, come ci viene raccontata, è stata rielaborata in un mito in età imperiale per dire alcune cose di Roma, e quindi non è per quanto possibile la storia vera della rivalità tra Romolo e Remo, ma è una rielaborazione, un mito, Matteo Dovre e il suo team cosa decidono? Decidono di fare lo stesso. E quindi questo è un film che, pur essendo il più realistico possibile, di fatto la troupe si è mossa affiancata da un folto gruppo di semiologi, archeologi, linguisti della sapienza, il tutto per ricostruire con più fedeltà possibile non solo la lingua parlata all'epoca, di cui parleremo magari dopo, ma anche le capanne, come erano fatti gli abiti, le armi, che richiamano alcuni esempi visibili nei musei di mezza Italia, come ci si muoveva a piedi, il ruolo della religione nella vita. Insomma, è tutto ricostruito molto bene, eppure all'interno di una cornice narrativa che è chiaramente mitologica, dato che la storia vera non la sappiamo e dato che già Roma ha costruito sulla storia e la base del suo impero un mito, ecco che il primo re fa la stessa cosa. Il punto che fa scattare tutto è che ci aspetteremmo che Alessandro Borghi interpreti Romolo, quello destinato a diventare il re di Roma, il primo dei sette re. E invece no, interpreta Remo. E in questa versione Romolo è veramente un po' uno sfigato, continua a essere ferito, insomma è un po' una palla al piede, e di fatto è Remo che porta avanti la sopravvivenza dei due fratelli per tutto il film. Il film si apre con questi due aitanti pastori della Bassa Sabina che vengono travolti da una piena del Tevere, e qui c'è questa scena che è stata girata in parecchie settimane, con un grande dispiego di effetti speciali, però non visibili, quell'effetto speciale che amalgama tutta una serie di scene che poi sono state girate un po' all'estero, ma sempre in Europa, un po' in Italia, un po' in una vasca. Chiaramente il film da subito mostra i muscoli, mostra la sua capacità di essere spettacolare, brutale e realistico nel farlo. Dopo questa piena, i due fratelli finiscono, sfiga vuole, proprio sulle rive del Tevere, vicino alla città dei Guerrieri di Ferro, che è Alba Longa, e vengono catturati e messi insieme a un gruppone di prigionieri che verrà sostanzialmente sacrificato al dio, alla triplice dea, non meglio precisata, a cui Romolo è devotissimo. Invece vediamo che Remo già da subito è scettico. Di fatto i prigionieri vengono fatti combattere l'uno contro l'altro e chi ci rimane viene segnato e diventa il sacrificio del dio. Com'è come non è, Romolo e Remo riescono a escogitare un modo per sfuggire da questa situazione, e Romolo, quasi pare in punto di morte, gli chiede di portare con loro la vestale che presiedeva questo rito, dicendo così non saremo più soli, perché c'è una grossa divisione nel film e che attorno a cui ruota sia il mito classico sia la riflessione moderna che sta alla base del primo re, ovvero quella della religiosità. Remo sente di non essere solo perché ha il fratello con lui, che vede come, non solo perché sono gemelli, come una parte di se stesso. E quindi spesso c'è questo discorso nel film: io non posso lasciarlo indietro, voi dovete rispettare e proteggere anche lui perché lui è una parte di me, e viceversa. E invece Romolo si sente solo con Remo perché è estremamente devoto, estremamente superstizioso, dipende da come leggete il film, e quindi ha bisogno della presenza di questa divinità. Divinità che è incarnata dal classico fuoco che non deve essere mai estinto e che viene alimentato da questa sorta di
di vestale, strega, che non è l'attrice bellona, che è veramente un ruolo costruito ottimamente. Adesso vi dico il nome dell'attrice che, ahimè, ho già dimenticato, e meta pena, perché vale veramente la pena di citare Tania Garibal nel ruolo di questa figura misteriosa, esoterica, che pian piano scopriamo molto umana e molto intelligente. Non è la sua, forse è una delle poche figure in cui la religione non è mera superstizione, almeno agli occhi moderni. Ed ecco che quindi questo gruppetto di disperati si addentra per la foresta per tentare di sopravvivere e scappare dal ballone, anche se anche la foresta è in piena di insidie, pericoli e fottuti cervi metaforici. Sì, ci sono tanti soldi, 9 milioni di euro, 5 mesi per preparare il tutto e preparare fisicamente i due protagonisti, il grande realismo, le grandi ricostruzioni, tutti sempre svunci, coperti di unto. C'è molto la sensazione tipo, non so, appunto quella vibrazione un po' da The Eagle, un po' da Vikings, autentica, realistica di un mondo primitivo. E questo già non è scontato, vedere un film italiano che approccia il genere dell'azione, il genere del colossal, del combattimento corpo a corpo, della violenza, così bene è già un grande traguardo. Il passo successivo, che veramente fa stupire di come non si sia puntato su questo film per mandarlo a qualche festival, usciamo a fine gennaio, Berlino è tra poco, poi c'è Cannes, questo film doveva, secondo me, poteva e doveva andare ai festival, magari anche fuori concorso, non solo per vincere, ma soprattutto per svecchiare questo recinto dentro cui abbiamo racchiuso il cinema italiano che veniamo all'estero, da una parte le cose autoriali impegnate un po' di sinistra, dall'altra la commedia che in quanto commedia deve essere vuota e superficiale, qui invece si fa un genere diverso e non solo lo si fa con grande perizia, ma Matteo Dovere davvero è uno di quelli che sfida il cinema italiano approcciando tanti generi che sono considerati al di fuori della portata o comunque non interessanti per il pubblico. Dall'altra però lo fa con una profondità di messaggi, perché quello che mi ha colpito di più di questo film, come vi dicevo, è la sceneggiatura. Di fatto è una splendida ricostruzione del peso che aveva la superstizione all'epoca, ti fa capire veramente, ti fa immedesimare in persone per cui sei in un mondo in cui la natura ha il completo controllo della tua vita e quindi è facilissimo vedere nella natura un'emanazione di un dio ineffabile da cui non si può sfuggire. Remo fa durante il film un balzo in avanti di quasi un millennio, a un certo punto diventa quasi Nietzsche, lui forse è il primo e unico ateo del film, quello che mette in forse la superstizione, e per questo un cambio quasi shakespeariano. È un ruolo, è il ruolo chiaramente principe del film, e non a caso va a Borghi, che devo dire mi ha molto stupito, ha avuto una grossa crescita negli ultimi anni, ma qui gestisce questo cambio appunto di questi eroi, ma proprio shakespeariano per come cambia da estremamente positivo, lui veramente il leader nato, ma anche con una morale integerrima, ha quasi questa forza sovraumana nelle battaglie, però ha anche una rettitudine che poi lo rende un tiranno terribile, appunto sembra un oracolo di Delfi, no? Tra l'altro c'è l'oracolo nel film e quindi c'è quella domanda millenaria ma sempre molto interessante: quando ti viene vaticinato il tuo futuro, che non è uno spoiler in quanto è il mito che conosciamo di Roma, tu sei davvero libero di agire? C'è un qualche modo in cui potresti evitare il risultato finale, ovvero che i due fratelli si devono uccidere tra loro per fondare Roma? È la tua hubris a portarti a fare esattamente le cose che tu pensi che ti faranno deviare, invece arrivi lì? O il fatto di sapere il tuo destino è una manifestazione del fatto che il tuo destino è già stato scritto e tu non puoi opporti, e quindi il Dio è esattamente quello che viene raccontato dalla vestale del film, qualcosa a cui non ci si può opporre, non si può scappare? Questo film non c'è molto altro da dire, è bellissimo, è realizzato bene, soddisfacente dal punto di vista della produzione, dell'azione, e soprattutto ci dà l'orgoglio nel cinema italiano capace di dare profondità alle cose, e tra l'altro scansa anche quella rilettura che rende l'operazione un po' pericolosa, perché di fondo chi è che ha sempre avuto il mito della romanità, dell'imperiale, l'impero sul mondo? Di fatto il grande rilettore dell'epoca romanica,
romana, in particolare imperiale, e quella coloniale è il fascismo. Invece qui viene chiaramente detto che l'impero romano è un impero fondato sul dolore, sul sangue versato di un fratello per far regnare l'altro, e che l'impero romano nascerà per evitare quello che è successo ai due fratelli, ovvero di finire servi, schiavi di un'altra tribù. Poi come ci si arriverà a costruire l'impero è tutto un altro paio di maniche, che chissà che non vedremo in un altro film. Quello che io posso dirvi è che vi consiglio spassionatamente di andare a vedere Il Primo Re. Speriamo nel 2019 di vedere tanti altri film che sfidano un po' questi limiti solo immaginati e autoindotti spesso del cinema italiano. E si conclude qui la mia recensione del Primo Re di Matteo Rovere. Spero che vi sia stata utile, che sia risultata interessante e informativa, anche se non la pensate esattamente come me riguardo a questo film. Ci ritroviamo qui per parlare di altri film in arrivo in queste prime settimane del 2019 e altri libri sul canale. E se avete voglia di dare un'occhiata anche sul blog di Gerundio Presente. A presto!